quindi dovremmo fare tutto il resto e noia. Tutto il resto. Ci sono? Ci siete? Maledetta noia. Sì, vai. Pasquali, sei un gelato e male. Dopo la facciamo a parte, ma ti registro lo stesso. Passa un po' di Stamattina, noi non ci devo concentrare, ci provare. Sulla sentenza della Cassazione, sulle due sentenze? Noi accogliamo le due sentenze e stiamo ragionando, riflettendo sulla situazione politica, sugli equilibri politici e stiamo fare dei ragionamenti con i partiti. Ci potrebbe essere pure qualche cambio in giunta all'ultimo momento? Ma noi le cose all'ultimo momento non le facciamo mai. Allora, le vorrei ricordare che io rifletto molto e sto riflettendo. Presidente, pensa che in giornata a concludere questa sua riflessione ha visto gli assessori stamattina che le hanno ribadito la fiducia e il mandato. Tocca a lei decidere se far restare in giunta, parliamo in particolare di Pallante e Niro, già destinatari di due sentenze. Cosa farà? Allora, intanto ho letto un po' di dichiarazioni fatte da alcuni attori di questa vicenda, molto diciamo polemiche, belligeranti, e ho letto anche di cose non esatte, anzi non vere. Poi chiariremo anche alcuni aspetti politici su accordi che erano stati fatti fra i tre partiti, gli accordi che dovrebbe conoscere il Presidente, e li dovrebbero rispettare i partiti, non il Presidente di una giunta, ma questo lo chiariremo ai tavoli politici. E io ho una compagine giunta, ma una compagine politica molto coesa, per cui ogni decisione verrà presa insieme. Presidente, lei ha votato anche per l'autonomia differenziata ieri in conferenza Stato-Regioni. Che cosa ci potrebbe stare di positivo per il Molise? Intanto ho votato a favore, ho dato parere favorevole sul disegno di legge sull'autonomia differenziata del disegno Calderoli, ma ho fatto delle dichiarazioni in conferenza insieme ai colleghi Occhiuto, insieme ai colleghi Abbardi, insieme agli altri colleghi di centrodestra, in particolare al sud, insieme al collega della regione siciliana. Abbiamo premesso che il disegno di legge è un processo nel quale noi vogliamo entrare a pieno titolo, e in quel processo noi reclameremo prioritariamente la definizione dei livelli essenziali di prestazione, la definizione dei fabbisogni calcolati a costi standard. Finalmente parliamo di ciò che ci serve. Presidente, tornando alla radioterapia, è iniziata una petizione, sono state già raccolte più di 5.000 firme. Cosa si sente di dire in Bolzano che sono preoccupati per l'interruzione di questa prestazione? La questione è molto complessa. In realtà noi assicuriamo le cure, paghiamo comunque la mobilità passiva, non lasceremo soli i malati oncologici, questo è certo. La petizione ben venga, in maniera tale che i ministeri responsabili, quelli che devono darmi direttive, mi diano delle direttive eventualmente anche diverse da quelle che mi hanno dato. Qualcosa sul film ce lo dice. Allora, Guy Pratt, il bassista per tantissimi anni dei Pink Floyd, non è stato solo il bassista dei Pink Floyd, lui è un session man, noi li chiamiamo in italiano turnisti, e sono quelli, quei musicisti eccezionali che lavorano con più gruppi, per cui sono convinto che sarà un film delle esperienze, cioè un film in cui il protagonista narrerà la sua vita piena di esperienze di musica, di sensazioni, e spero che queste sensazioni ci verranno trasmesse chiaramente con la complicità del territorio molisano. Lei che si diletta con la musica, tecnicamente che ne pensa di questo film? Sarà una colonna sonora di impatto? Io sono curioso di vedere come viene il film, ma sono sicuro che sarà un altro dei trampolini di lancio della nostra regione. Okay. Grazie.